situazione. Siamo a Milano, siamo in uno store molto bello, Rossana Cucine, con il direttore Pierluigi Paolini. Ciao. Che materiale è questo? Allora, qui passiamo nella seconda identità di azienda Rossana. Qui praticamente andiamo a prendere in considerazione la parte di Rossana di ricerca di materiali e personalizzazione, quindi un mercato privato. Rossana praticamente in questo caso ha preso in considerazione la strada dei metalli. Qui quindi abbiamo... questa è un'anta metallica? È un'anta, praticamente è un acciaio che praticamente è lavorato con e verniciato praticamente sopra, quindi è un acciaio che noi definiamo pennellato. Quindi voglio dire che in questo caso è un acciaio pennellato su un'anta particolare, perché è un'anta diamantata, cioè un'anta lavorata praticamente a 45 gradi sui due laterali e sulla parte superiore. E a questo qui abbiamo fatto la ricerca, abbiamo abbinato la ricerca delle pietre, quindi in questo caso abbiamo una pietra particolare che è praticamente microsabbiata. Quindi abbiamo preso la pietra. Cosa vuol dire microsabbiata? Microsabbiata praticamente è l'utilizzo della pietra, viene messa in una macchina dove vengono sparate praticamente ad altissima pressione sabbia, e quindi corrode la parte principale superiore della pietra fino a dare questa alle ligare, quindi a dare questa percezione di naturale. Molto bella. Questa è una pietra, diciamo, particolare, che si chiama Black Fantasy. Quindi con queste venature particolari, questi vari colori, su cui abbiamo poi fatto delle lavorazioni particolari, perché non solo abbiamo il discorso della pietra, ma anche delle lavorazioni, quindi lavorazione per quanto riguarda la finitura, ma lavorazione per quanto riguarda anche il lavello, quindi ribassamenti, scocciolatori in pendenza, quindi tutto quello che può essere utile all'utilizzo del lavello di colore. Mi dicevi prima che è funzionante, riusciamo a far vedere anche... Questa è una cappa da piano. Cioè questa è una cappa da piano? Molto funzionale per quanto riguarda l'aspirazione, perché è una cappa che aspira 800.000 cubi, quindi altissima aspirazione. E tutto quello che io cucino dalla parte davanti dove si può, viene preso come aspirazione da questa cappa. Ha una luce sua, quindi ha una luce che serve per poter... Quando ci sono laterali, io accendo le varie velocità e posso accendere anche le luci per il suono. Mi tiene l'aspirazione anche di un piano cottura da 90, tranquillamente. E poi al fine io finisco di cucinare, spingo sopra e la capisco. Naturalmente abbiamo anche a personalizzare la parte sopra, quindi questa parte qua può essere dietro, quindi scompare e torna su. Qua abbiamo una diversità rispetto alla cucina che vi ho fatto vedere prima. La cassa. La cassa è di un colore diverso. Quindi noi abbiamo diverse cassa sarebbe l'interno, quindi dietro l'anta c'è la struttura, la cassa. Che in questo caso è un laminato grigio scuro. Sì, che si va a laminare all'anta. Praticamente il profilo non è più grigio chiaro come era prima, perché la cassa era grigio chiaro e grigio scuro. Certo. Il bordo parapolvere, che è sempre presente, è sempre grigio scuro, non è più grigio chiaro come prima. Quindi anche c'è tutto un abbinamento interno in base alla cassa che stiamo andando a posizionare. Poi, altra personalizzazione, la gola che mi permette l'apertura, in questo caso è piega, quindi riprende il corpo. Come lo zoppo, non so se si vede, è sempre in piedi. Quindi io posso avere questa cucina, anche qui ad altissimo livello, rappresentata in queste finiture, oppure posso andare a presentarla come il famoso laccato opaco che abbiamo visto prima, quindi base, presentazione, finitura, anche di alta qualità, e base prezzo. Mixiamo anche qui, a seconda della finitura che usiamo, il prezzo del prodotto, senza rinunciare alle caratteristiche dello stesso. Quindi anche sul laccato opaco è possibile fare tutte queste lavorazioni dell'anta a 45 gradi. Quindi la peculiarità dell'anta del prodotto rimane quello, cambiare il materiale. Certo, molto lineare questa cucina, e addirittura
struttura perfetta per un living perché è tutto a son passa, dove abbiamo messo il forno. Allora, qui siamo stati un po' cattivi perché l'abbiamo nascosto. Quindi cosa abbiamo fatto? Mi piace però, eh? Sembra un armadio. Esatto. Ah, scusa, la porta operativa, che materiale è questo? Allora, questo fa parte di una nuova ricerca che abbiamo inserito ultimamente, che è la ricerca attraverso non le pietre, ma il grass ceramico. Quindi questo è un grass ceramico, in questo caso è un onice, che noi abbiamo applicato alle ante. Quindi noi abbiamo un onice di spessore 6 mm che abbiamo rivestito completamente l'ante. Quindi non è un... È di un raffinato, incredibile. E ha due praticamente praticità, i 6 mm di peso, quindi i meccanismi hanno una possibilità di essere aperti molto meglio che metterci un'ante di pietra. Certo. E la seconda praticità è che il, diciamo, l'onice è fatto in questa finitura ha dei prezzi completamente diversi da altri onici, che è anche difficile da lavorare, sia a livello di formato sia a livello di facilità. Poi abbiamo fatto tutto questo investimento e all'interno di queste ante che sono primi e scomparse, abbiamo messo la forma operativa. Ecco che abbiamo. No, qui c'è una cucina, quindi una piccola zona la... un altro lavello. Quindi abbiamo una piccola cucina, quindi abbiamo un lavello, una piastra cottura e abbiamo la possibilità di fare una mini cucina. Noi l'abbiamo interpretata così perché magari le cose più veloci piuttosto che utilizzare vengono fatte all'interno, ma è anche molto bello per la sua zona operativa di ufficio, quindi le sue uffici sono piccole situazioni di postazione e vengono inserite molto bene. O mini appartamenti in questo modo. Certo. Naturalmente vi faccio notare che anche qui nulla è smontato, nel senso che le parti interne possono essere personalizzate con i prodotti. Quindi questa è il mercato pago in questo caso, non se deve essere un certo nell'altro o meno. Poi in sede di progettazione uno decide quello che vuole essere. Certo. E là invece abbiamo la dispensa. Dispensa formato da una zona cassetti, quindi con la possibilità di proporre tovaglie, posate, tovagliette, quelle giapponesi, porto là, più lungo, quindi sempre con questa forma. Era un piano, questo è un piano praticamente di acciaio che poi si posiziona, quindi quando cucino posso utilizzare anche questa zona. E anche le prese per tutto il fattore, qualsiasi cosa sia utile per poi utilizzare la cucina. Poi una volta che ho finito questa cosa, il cambio piano non so e richiudo il mio. Una volta finito di cucinare, questo praticamente viene richiuso completamente ed è, non fa vedere più niente quello che è il prodotto cucina. Quindi diventa una parete, esatto. Marmorea. Queste sono sempre. Allora, qua torniamo a sempre alla, diciamo, cooperazione che esiste da questa azienda. Questa è tutta l'illuminazione della Enge, che è un'azienda che, ripeto, fa tutta la soggiorno, tutta l'illuminazione, utilizzando materiali simili a questo.